Uniti per la città esce dalla maggioranza, questa è la notizia presa oggi in consiglio comunale. Quali sono le motivazioni? Sì, stamattina è stata fatta la nostra dichiarazione di uscita da questa maggioranza. Le motivazioni sono molteplici, forse gli agrigentini si aspettavano già da tempo questa nostra uscita, probabilmente perché noi abbiamo nel corso di questi quasi 2 anni fatto delle scelte un tantino diverse da quelle del sindaco Firetto, che ha inteso amministrare questa città in perfetta solitudine. Ci siamo sentiti emarginati dall'amministrazione, nonostante facevamo parte di una maggioranza, avevamo il nostro assessore di riferimento che tanto ha fatto nel corso di questi 2 anni accanto a Firetto. Però per tutto il resto non ci sono dubbi che abbiamo avuto seri problemi, a cominciare dai bilanci. Noi siamo stati chiamati a votare dei bilanci preventivi soltanto quasi a fine anno, il 28, quasi sempre il 28 dicembre di ogni anno. Pertanto non abbiamo avuto neanche la possibilità di incidere positivamente su quelle che sono le nostre competenze di indirizzo. Le nostre competenze di indirizzo si sono limitate soltanto ad emendamenti che poi non hanno avuto riscontro dall'amministrazione Firetto, e tutto questo sicuramente ci ha fatto, diciamo che da lì sono nate le perplessità e i dubbi su questo modo di amministrare la città in maniera isolata. Abbiamo tentato in tutti i modi di cercare di fare cambiare orientamento o di amministrazione al sindaco Firetto, ma tutto ciò non è stato possibile. Pertanto oggi abbiamo preso le distanze da questa amministrazione, augurandoci che questo lo faccia riflettere sul suo operato e su quelle che sono le necessità che la città votandolo richiedeva. Una decisione che era nell'aria da tempo, ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma sicuramente noi nel corso della conferenza stampa che terremo con l'onorevole di riferimento Roberto Di Mauro spiegheremo nel dettaglio tutta una serie di motivazioni che ci hanno portato a questa scelta. Noi abbiamo fatto sempre gli interessi degli agrigentini, non condividiamo questo modo di amministrare del sindaco Firetto. Basta ricordare che io sono stato ad esempio promotore di tantissime mozioni a cui ad oggi non vi è stato dato nessun riscontro, ma non c'è soltanto questo, ci sono altre motivazioni che ci riserviamo di spiegare in maniera dettagliata nel corso della conferenza stampa che terremo la prossima settimana.